Siamo qui in compagnia del presidente del clan del Banco di Sicilia di Agrigento, io sono Carmelo Puglisi, sono qui con voi per una chiacchierata per quelle che sono le attività che si svolgono all'interno di questa associazione. Ecco. Sono Giuseppe Caci, presidente del circolo ricreativo del Banco di Sicilia. Fa parte ora del gruppo Unicredit, è composta da un comitato direttivo con Matilde Savateri, Teresa Greco, Amadeo Burgio e Fabrizio Ravazza, che mi collaborano per la stesura dei programmi che ogni anno andiamo a mettere in atto. Ci occupiamo di attività ludiche, sportive. In particolare partecipiamo tutti gli anni a dei tornei internazionali di calcio a 5 con diverse categorie di impiegati, dagli open che sono i più giovani agli over 40, agli over 50 da un paio di anni. Ma l'attività che per lo più facciamo è quella che viene svolta nel mese di dicembre. A dicembre facciamo la raccolta tra tutti i colleghi della provincia di Agrigento ed andiamo ad acquistare beni di prima necessità per le famiglie indigenti italiane e straniere. Quindi da un'attività ludica che serve proprio per così per unire un po' il dopo lavoro, per attività diciamo che uniscono anche le famiglie, perché esatto. Si parla di famiglie dietro i vostri soci. E durante questo periodo io ne parlo in prima persona perché da molti anni ho il piacere di collaborare con voi e devo dire che le attività ludiche sono importanti, perché proprio il raggiungimento dell'obiettivo di stare insieme alle famiglie e i bambini, negli anni abbiamo avuto degli ottimi risultati, ma so che da qualche anno, proprio a dicembre, si è intensificata questa attività, sarà magari con mettendo a fuoco un po' meglio su quello che è la città, i bisogni della città, anche se il CRAD mi sembra che sia a livello provinciale, no? Sì, sì, è a livello provinciale. Quindi grossa iniziativa. Sì, 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 è un'iniziativa che ci permette di distribuire un buon quantitativo di prodotti di prima necessità che vengono date a famiglie bisognose e poi a questo abbiniamo anche l'attività che viene svolta per l'Epifania. Lei è sempre presente, fortunatamente. Sì, la famosa Befana del CRAL del Banco di Sicilia. È un'iniziativa che è da tantissimo tempo che c'è, sì, in atto. Sì. Prima, se si ricorda, perché lei è da oltre un decennio che è con noi, lo facevamo solo con i bambini figli dei dipendenti. Dal 2013, questo sarà il quarto anno, l'abbiamo allargato ai bambini extracomunitari e bambini di famiglie indigenti agrigentine. E quindi sono cresciuti una bella generazione di bambini con le attività del CRAL, e diciamo sicuramente se ci sono dei telespettatori in ascolto, già abbiamo anche ragazzi che saranno pure forse sposati, perché è passato un po' di tempo. Sì, è passato un po' di tempo anche loro e si ricordano tutti delle feste dell'Epifania, così come mi ricordo io, figlio di ex dipendente del banco. Famoso regalo che si trovava. Regalo che si trovava nel pacco dono dell'Epifania. Ora il pacco dono è dato dalla tradizionale calza per l'Epifania. Poi abbiamo deciso di non andare molto in là con le spese, cerchiamo di privilegiare principalmente l'aiuto alle famiglie povere. Noi abbiamo la fortuna di avere un lavoro che ci consente di vivere dignitosamente, di avere uno stipendio che consente di fare regalino ai nostri bimbi, mentre ci sono dei bambini che non hanno nulla, che a Natale possibilmente non fanno un pasto se non quello che riescono a recingolare, ed è anche per questo che noi proprio sotto la settimana che va
la prossima settimana avremo la distribuzione, distribuiremo alle famiglie i pacchi con i beni di prima necessità. Infatti l'attività dell'Epifania è la conclusione di questo momento, perché gli operatori del club, tramite il presidente e altri colleghi, serve pure a iniziare prima di Natale già questa distribuzione, che non è una cosa indifferente, perché appunto ci sono delle famiglie che magari in questo periodo potrebbero benissimo stare all'asciutto, meglio proprio non avere niente, e quindi non solo il regalino di quel giorno e anche quel momento di attività, magari per adesso stiamo vedendo qualche immagine di attività precedenti, ma il regalino è anche lo stare bene anche in questi periodi, e quindi non soltanto teoria ma anche pratica, quindi esatto. Se c'è la possibilità di dare, questo è un momento in cui solitamente il momento dell'anno in cui si può realizzare qualcosa di più per chi è bisognoso. E poco prima di Natale organizziamo anche la festa degli auguri. Bene. Tra noi dipendenti, da un po' di anni andiamo a teatro, ci piace il cabaret in particolare, uno spettacolo leggero che ci fa rilassare per una serata, dimenticare quelli che sono il gran trauma, ahimè, lo stress della vita quotidiana, e quindi si chiude la serata in un ristorante o a fare un buffet o a mangiare la pizza tutti insieme e poi brindare e ci scambiamo gli auguri. Bene, quindi diciamo, allora potrebbe essere un'attività fine a se stessa, e quindi niente di strano perché è un dopo lavoro, è un'attività ricreativa, ma riuscire a coniugare questa attività come ricreativa, in quanto è un ente appunto che serve proprio per questo, ma questo obiettivo di andare oltre vi dà la possibilità di non solo di avere una visibilità, perché non è stato facile avere questo appuntamento con il presidente, perché non è facile parlare di beneficenza, ma vi posso garantire una cosa: ci sono delle cose che vengono fatte col cuore, vanno oltre la beneficenza, e abbiamo visto proprio durante questi anni che ci siamo frequentati, noi anche come staff della mia attività, abbiamo visto gente commossa, abbiamo visto bambini che si divertono, bambini che sicuramente dopo quell'ora, quelle due ore di attività, poi vanno a casa e non fanno niente. Invece vi posso garantire che questi momenti che durante l'anno il Crale ha fatto, l'aggregazione che c'è tra i bambini, incredibile, è bellissimo vedere i bambini che non fanno assolutamente distinzione di colore, di sesso, di mai avuti problemi religiosi e di altra natura. Bene, fare del bene è qualcosa che è esito in questi periodi, dovrebbe essere una cosa quasi scontata, ma non è facile, perché bisogna anche individuare le persone che veramente hanno bisogno, anche trovare delle strutture, delle persone che lavorano in questo contesto proprio della solidarietà. E voi siete riusciti a trovare da qualche anno una location, un posto ideale che ci ha fatto incontrare tantissimi bambini, proprio forse parliamo anche di qualche migliaio di bambini in questi anni. L'Istituto Maria Ausiliatrice, un gruppo di suore che lavorano proprio nel sociale, hanno un sacco di bambini ai quali fanno il dopo scuola, li ricevono nel pomeriggio, li seguono durante le giornate anche a scuola, hanno dagli insegnanti per poter seguirli, per capire dove hanno le carenze maggiori e che conoscono le realtà agrigentine e non di famiglie le più bisognose. Ed è lì che siamo riusciti a trovare un nucleo di famiglie, un nucleo di bambini che aderiscono alla nostra festa per l'Epifania. Certo, essendo che magari ci sono molti bambini che provengono da famiglie non appartenenti alla nostra religione, questo però non è stato un vincolo, anzi possiamo dire che c'è stata questa disponibilità, perché poi i bambini non hanno remore, cioè sono i bambini che spesso uniscono proprio quello che magari l'uomo grande, adulto separa,
invece abbiamo trovato veramente dei bambini disponibili, delle famiglie anche disponibili, e che alla fine ci hanno detto buon Natale, vero, detto buon anno. Mi scusi se l'interrompo, sì. In questi giorni che ho sentito tanto parlare, e non è solo in questi giorni, certo in questo periodo se ne parla di più, si parla di crocifisso, si parla di presepe, ma quanto è bello vedere il nostro presepe lì in questa sala, apprezzato anche ai bambini e neanche alle famiglie, dà assolutamente fastidio. Mi pare che si voglia un po' strumentalizzare tutto questo. Non c'è assolutamente nulla di tutto questo, fortunatamente, nelle nostre realtà, almeno sino ad ora, e mi auguro che continui così. È vero, quindi un messaggio che va oltre, quindi oltre all'aspetto ricreativo, oltre all'aspetto, diciamo così, dell'intrattenimento, un aspetto umanitario, ed è questo che volevamo esaltare, ma non perché il CRAL vuole esaltare, diciamo, se stesso, ma perché no, veramente ci sono delle cose che vanno sottolineate, e l'amore verso i bambini e le attività che si protendono verso di esse hanno una valenza incredibile, perché con poco, che magari è il nostro poco, per loro è veramente tanto, e questo veramente è un merito, perché appunto la vostra attività inizia in questo periodo festivo, cioè ancora prima di Natale, e si protende fino all'anno successivo, è quasi un anno, l'anno. Chiusura d'anno e inizio d'anno nel migliore dei modi, perché sono queste famiglie che ricevono i nostri pacchi dono, i nostri generi di prima necessità, e poi si conclude con l'Epifania, con questa festa, diciamo. Questa festa che coinvolge tutti i bambini, e che io ho voluto semplicemente rilasciare questa intervista perché non tutti hanno la possibilità di vedere quello che succede tra bambini, tra i nostri bambini, tra virgolette, e i bambini extracomunitari di religioni differenti. Cioè non c'è assolutamente differenza, giocano tutti insieme, addirittura nelle... Abbiamo fatto anche delle attività di recital, esatto, natalizio, dove recitavano la natività ed altro, e hanno partecipato e hanno giocato con noi. Quindi, bellissimo. Attraverso il gioco siamo riusciti veramente a trovare una chiave per aprire anche il cuore di questi bambini. Questa è integrazione. Sì, a tutti gli effetti. Bene, noi allora, in questa nostra bellissima chiacchierata, io ho il piacere di conoscere da tanti anni il presidente, e anche, diciamo, il contesto del CRAL, del Banco di Sicilia. Io vi posso dire semplicemente questo, che come operatore nel mondo dell'infanzia, per me è una crescita. È stata una crescita perché comunque appunto è un esperimento, e penso che l'esperimento sia andato bene, e noi ci auguriamo che ci siano anche quest'anno, e ci prepariamo a breve anche a questo momento di nuovo di insieme con i bambini, ad avere un altro risultato sicuramente positivo. E resta il suo saluto anche. Sì, io volevo ringraziarla per quello che ha fatto negli anni e che continuerà a fare. Volevo salutare tutti coloro che guarderanno questo servizio e augurare loro buone feste. Grazie, arrivederci allora.